L'avete visto? Siamo in compagnia di Spider-Man, l'uomo ragno. Lui è Mattia Villardita, a cui do il mio benvenuto. Benvenuto. Ma prima di presentarlo voglio introdurre una sorpresa. Ciao Mattia e grazie da parte mia, ma soprattutto da parte di tutti i lombardi, perché quello che tu fai è qualcosa che fa ritornare il sorriso sulle labbra di tanti bambini che soffrono e che con te riescono ad avere qualche minuto di serenità. Grazie veramente. Mattia, bellissimo, tu sei Ligure, veramente. Ma anche il presidente della Regione Lombardia ha voluto darti il suo benvenuto perché tu stai facendo tanto anche negli ospedali lombardi. Io sì, questo volontariato mi sta veramente portando lontano, ma perché comunque c'è sempre bisogno di esserci là fuori in queste strutture, questi bambini e queste famiglie hanno bisogno di un sorriso, di un po' di leggerezza. Io sono felice di donarglielo. Mattia, vogliamo raccontare per quei pochi, sono sicuro che non ti conoscono, da dove nasce questa tua voglia di metterti a disposizione di chi è meno fortunato? Certamente, allora, questa storia nasce allora, in due punti, perché questo Spider-Man di questo multiverso, che è quello che viviamo noi, ha due morsi di ragno. Il primo all'età di 7 anni, quando dalla stanza del letto del mio ospedale, io ero un bambino con un fumetto di Spider-Man e il pigiama, sempre di Spider-Man addosso, e in una giornata grigia, proprio come quella di oggi, guardava fuori dalla finestra e si immaginava il suo supereroe dei fumetti venire per una parola di conforto o per accompagnarlo a fare i prelievi, perché io avevo paura molto degli aghi quando ero piccolo. Però purtroppo, per fortuna, Spider-Man non è mai venuto a trovarmi. Quindi crescendo e finendo di essere un paziente, perché io l'ultimo intervento l'ho subito all'età di 22 anni, quindi sono entrato in ospedale a 7, sono uscito a 22 per dei problemi congeniti che ho fin dalla nascita, ho subito 15 interventi, so benissimo di cosa ha bisogno un bambino e della famiglia all'interno di quei reparti e di quelle corsie, perché poi il volontariato non fa altro che portare all'interno della corsia una cura dell'anima con l'esserci. Quindi io cerco di mostrare la mia presenza con delle attività di volontariato, con un abbraccio, con un po' di parole di conforto, e questo è quello che fa un volontario. Mattia, ma i bambini quando ti vedono comparire o nei corridoi o magari anche arrampicandoti sui vetri, cosa dicono? Come reagiscono? Allora sì, ci sono degli ospedali che hanno la possibilità di entrare dalla finestra perché hanno dei balconi comunicanti, quindi senza farsi male cerchiamo di amplificare la sorpresa. Guarda, dovresti esserci per vederlo, perché poi è proprio la loro meraviglia, il loro stupore e i loro sorrisi che creano la benzina che ancora oggi, a distanza di ormai 5 anni, mi fa ancora girare l'Italia, girare tutte queste strutture, perché poi alla fine, io lo dico sempre, lo sottolineo ogni volta, i supereroi io li vado a trovare, io sono semplicemente forse un buon essere umano che ha capito tanto dalla vita, e la vita gliela insegnano questi bambini, quindi i bambini mi insegnano a vivere. Mattia, questo tuo essere a disposizione dell'altro ti ha portato poi ad avere anche incontri istituzionali ad altissimo livello. Hai incontrato il presidente Mattarella, hai incontrato il Papa, altri ne arriveranno. Totti, so che ti ha regalato la bandiera della Lombardia, noi non volevamo essere da meno, ti abbiamo regalato una sorpresa. Tutto sommato quello che si è creato intorno è sempre un grande stupore, perché il fatto di diventare un cavaliere all'ordine della Repubblica Italiana e quindi andare in Quirinale a ritirare questa bellissima onorificenza che ogni civile sogna, incontrare il Santo Padre che comunque sa già chi sei e chiacchierare con lui
dove anche ci siamo scambiati dei cimeli, quindi io ho dato lui una maschera che non usavo più, dicendogli che attraverso quegli occhi io vedo tanta sofferenza e di pregare per queste famiglie, e lui mi ha dato un rosario benedetto che spesso porto con me. Mattia, ma se uno volesse venire con te, aiutarti, partecipare in qualche modo, come può fare? Io lo dico sempre, chiunque di noi può fare volontariato, quindi se una persona ha un progetto personale può benissimo rivolgersi all'ufficio relazioni col pubblico che ogni ospedale ha, quindi scrivendo una mail e presentando un progetto, un qualsiasi progetto di volontariato che può alleviare un po' la sofferenza di questi pazienti, e ce ne sono tante cose che si possono fare, o se no aggregarsi a un'associazione che può essere la Clown Terapia, può essere qualsiasi cosa, cioè chiunque può farlo, non ci sono limiti. Mattia, io ti ringrazio Dai, per io il ti tempo che ci hai ringrazio dedicato, per quello che fai, per per le quello che fai, cose per le che ci hai cose. detto. Non servono convenevoli perché hai detto delle cose molto forti, per cui spero di poterti conoscere presto di persona e di averti nostro ospite a Palazzo Lombardia. Io Davide ringrazio di cuore te, ringrazio tutta la Regione Lombardia che da anni mi ospita nelle sue strutture, e questo è un grazie enorme appunto ad una regione che mi ha in questi anni donato veramente tanto. Io sono ligure, quindi quello che posso fare è invitarvi a mangiare un po' di pesto e focaccia o venire quest'estate al mare, a Bergeggi, anzi a spiaggia. Perché appunto io sono di Savona, quindi quando volete venire siete miei ospiti, e sicuramente ci sarà l'occasione per venire a Palazzo Lombardia a salutarvi di persona e darvi un abbraccio.